Io sono Carmen Di Muro, psicologa e psicoterapeuta, e insieme salteremo in un viaggio in cui il sé incontra il noi in una relazione grandiosa, unendosi in un unico palpito di vita che riporta all'amore, a chi siamo veramente e dove effettivamente siamo chiamati ad andare. Chi siamo? Da dove veniamo? E soprattutto dove stiamo andando. Molto spesso, per timore di capire chi siamo veramente, ignoriamo queste domande e soprattutto deviamo dal nostro più autentico e naturale sentire, e questo ci lascia in una situazione di stasi, attesa perenne, di cui noi stessi siamo gli artefici. Ma esiste un punto, un luogo in cui noi possiamo avere accesso al nostro essere umani, ma al contempo divini, esseri energetici di pura intelligenza creativa, trasformativa, capaci effettivamente di creare la realtà. E questo luogo è rinvenibile all'interno delle pagine di questo mio nuovo lavoro, Light Revolution, nati per accogliere la vita, le 8 dimensioni dello sviluppo del sé, che è un saggio in cui bellezza, divino e scienza di frontiera si incontrano, fondendosi in una consapevolezza più alta, capace di guidarci in una danza che, nelle cui pieghe possiamo cogliere il movimento che dal microcosmo cellulare muove il macrocosmo universale, secondo una relazione inscindibile, ed è proprio la relazione che diviene fondamentale. È proprio nella relazione che si giocano le dinamiche in cui noi quotidianamente siamo inseriti e che determinano nel bene e nel male la nostra realtà, la nostra felicità, ma soprattutto il nostro stato di salute. Light Revolution è un percorso che ci riflette lo splendore del cosmo che ci abita dentro e che è capace di farci cogliere scientificamente il moto che la luce interiore che ognuno di noi possiede fa per saltare su 8 piani di dimensioni complesse in cui il sé evolve in una relazione costante con l'energia della vita e le sue forme. E in tutto questo le emozioni, la nostra galassia emozionale diviene il fulcro, il ponte tra psiche, soma e soprattutto evoluzione e guarigione, un flusso miracoloso che ricrea se stesso, aprendoci alla possibilità di accogliere la vita dentro di noi e soprattutto capace, malgrado le esperienze e le sofferenze che noi abbiamo vissuto, di farci comprendere che siamo noi gli artefici e che sebbene non abbiamo scelto da dove venire, in ogni momento però possiamo sempre scegliere passo dopo passo dove andare.